2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ciao! Stavo ripassando per... Vabbè, lascia stare. Oggi torniamo a parlare di tempi musicali, come abbiamo già fatto altre volte. Come forse saprai, il tempo più diffuso è il 4 quarti, dove il numeratore indica il numero di unità o movimenti che ci sono all'interno della battuta, mentre il denominatore indica appunto il valore di questi movimenti, cioè in questo caso quarti. Un altro tempo molto diffuso è invece il 3 quarti, in cui abbiamo appunto 3 movimenti da un quarto. Ma questo video è dedicato a tempi inusuali, bizzarri, complessi, irregolari o dispari che dir si voglia, ovvero quando al numeratore compaiono numeri come per esempio il 5 o il 7 o l'11 o chi più ne ha più ne metta, al denominatore invece possono comparire sia quarti che ottavi. Se vuoi davvero impazzire su queste cose, scopri il brano Dance of Eternity dei Dream Theater. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
incredibile. Io invece oggi ti propongo 7 fantastici brani che puoi assolutamente riuscire ad imparare. Hai a disposizione anche le tab che puoi scaricare cliccando sulla piccola i qui in alto, nell'area didattica, dall'area didattica del sito, quindi puoi scaricare le tab di questi 7 brani e imparare a suonarli. Andiamo quindi a vedere questi brani tratti sia dal repertorio internazionale che italiano. Buona visione e buon divertimento!
Bene, spero che tu abbia trovato interessante e divertente questo video. Scarica le tab cliccando sulla piccola i per imparare questi fantastici 7 brani. Noi ci vediamo settimana prossima con qualcosa di sicuramente diverso. Ciao, buona chitarra, buon divertimento e a presto! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!